Ciao a tutti, oggi terzo video per la BB Craft e andremo a usare questa canottiglia, diciamo, e di solito io la uso per quando infilo le perline, faccio il nodino per non far vedere il filo. Si inserisce questo, poi in un altro video a parte vi farò vedere. Oggi però ne faccio un utilizzo differente. Ho voluto provare a fare questo paio di orecchini. Io ora ne ho fatto uno e vi faccio vedere come ho fatto l'altro, semplicissimo. Il codice è questo. È questo. Lo vedete? È lì. Allora, cosa ci serve? Io ho preso un filo di rame da 0,5, ce l'hanno anche loro nel sito, però io questo ce l'avevo a casa. Poi ho preso un pezzo di questa canottiglia. Allora, premetto, qui sono già pezzi. Di questa dimensione, di questa lunghezza, quindi ne prendete uno, poi una perla. Io ho preso una pietra dura di questo tipo, anche loro hanno le pietre, e una monachella fatta da me. Poi ci serve pinze e magari anche forbici se ci serve per tagliare la canottiglia. Io le taglio con quelle. Iniziamo. Allora, stendiamo bene il filo in questo modo, mi raccomando, bene, perché quando andremo a inserire la canottiglia, se non è ben esteso, canottiglia si rovina, è molto delicata. Ok, iniziamo. Allora, prendiamo la canottiglia e iniziamo a infilare il nostro filo di rame dentro la canottiglia in questo modo e andiamo piano per non rovinarlo. Vedete? Se è bello steso va su tranquillamente. Ok. Io per ora l'ho messa tutta, vedete? Non so se si vede. La vedete che ha questa spirale. Ok. Vedete? E ne faccio uscire magari per far vedere, vedete? Bene, ora da questa parte o dove avete un po' di filo scoperto, prendiamo la nostra perla e la infiliamo in questo modo. Poi andiamo anche un po' dentro dove ho la canottiglia e piego in questa maniera. Dopodiché incominciamo a avvolgere tutto il filo attorno alla nostra perla e lo giriamo un po', diciamo un po' alla rinfusa, non deve essere proprio perfetto, vedete come deve venire. Quindi continuiamo, cerchiamo di farli uguale. Anche questo è un arecchino molto semplice, l'unica cosa che dobbiamo stare un po' attenti a quando mettiamo la canottiglia e a quando andiamo a girare. Dobbiamo stringerlo bene attorno alla nostra perla,
quando ne abbiamo rimasto un circa 7-8 centimetri, facciamo qui una piccola piccola, vedete, lasciamo un piccolo spazio perché metteremo la nostra monachella e andiamo a finire di girare. Poi andiamo a fermare il filo in questo modo. Tagliamo l'eccesso aggiustiamo un attimo e il nostro richino è fatto. Ora ci andiamo a prendere la nostra monachella. Ok, ci andiamo a prendere la nostra monachella, la inseriamo, vedete, nello spazio che abbiamo fatto e andiamo a chiudere in questo modo. Ed ecco qua l'altro orecchino pronto. Vedete? Bene, spero di essere stata abbastanza chiara, che il video tutorial vi sia piaciuto. Come vedete è molto corto. È impossibile che vengano tutte e due alla stessa maniera, perché come sapete le realizzazioni fatte a mano non possono essere tutte uguali, altrimenti non sarebbe fatta a mano. Ma quando comunque sono indossate si vede pochissimo. Bene, come ho detto, spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Andate nel sito della BB Craft per acquistare tutti i prodotti e vi ricordo che anche le perle, le monachelle e quant'altro. Mettete pollice in su, come ho detto, se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati di tutti i video e ciao, alla prossima.